I cappellani militari tributano il loro riverente e fraterno omaggio a tutti i caduti per l'Italia. Nel febbraio del 1965, Don Milani legge su un quotidiano la lettera di un gruppo di cappellani militari che criticano aspramente la renitenza alla leva. Il priore non può accettare il fatto che i cappellani predichino ai soldati l'ubbidienza agli ordini dei superiori. Quegli ordini poi provocano infatti bombardamenti, rappresaglie e sofferenze, spesso a danno dei civili. Questi bisogna proprio che gli rispondiamo. Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. La lettera di risposta che Don Milani scrive insieme ai suoi ragazzi viene pubblicata dal quotidiano Rinascita. Il priore afferma che l'obbedienza non è più una virtù e reclama il diritto all'obiezione di coscienza. Non è un messaggio che passa inosservato. A Barbiana arrivano critiche, intimidazioni e persino minacce di morte. La quarta sezione del Tribunale di Roma cita in giudizio Lorenzo Milani con l'accusa di incitamento alla diserzione e alla disubbidienza militare. Pena prevista la reclusione fino a 10 anni. Il cardinale Florit, che nel frattempo ha sostituito Dalla Costa a Firenze, è furente e minaccia di sospendere a divinis Don Milani. Bisogna ricordarsi che quando Don Lorenzo Milani scrisse queste due lettere, il Concilio Vaticano II, che era in corso, era Papa allora Paolo VI, non si era espresso in maniera ufficiale sulla questione dell'obiezione di coscienza al servizio militare, perché il tema era considerato urticante dai vescovi americani, che avevano già molti loro fedeli impegnati nella guerra in atto in Vietnam. La lettera ai cappellani militari è uno dei migliori testi, direi tostoiano, usciti dalla letteratura italiana pacifista. È un testo che ha avuto un eco che noi non possiamo ancora oggi immaginare. Il 15 febbraio 1966 il tribunale emette il suo verdetto. Lorenzo Milani viene assolto con formula piena. Quando gli dissero l'esito del processo, che l'avevano assolto, i giornali, con un po' di fantasia, dissero che aveva detto "sono felice". Invece aveva detto "ma forse sono un po' rincoglionito, mi cominciano a dare tutte le ragioni, così quasi mi preoccupo". E tuttavia il pubblico ministero ricorre in appello. Il priore morirà prima della sentenza, che ribaltando il precedente giudizio condanna la sua lettera ai cappellani militari.